euro di patrimonio. Però nessuno ci sta dietro. Ed è in totale stato di abbandono. Su quel livello lì sicuramente siete eccezionali, magari perché siete così ricchi di architettura, di storia, di palazzi del genere. C'è un palazzo del genere in Norvegia, sarebbe sicuramente rinnovato sia da un dal punto di vista economico, perché ci sono risorse, e due, perché abbiamo pochi edifici storici del genere, e quindi sarebbe una cosa molto valida per il paese. Invece qua siete annegati di architettura, e viene quasi scontata fra il pubblico italiano anche, no? Perché ce l'avete dappertutto, ovunque si cammina. Però sì, qui sicuramente è anche un discorso di risorse, anche che non ci sono più risorse per occuparsene di questi edifici abbandonati, e anche magari di voglia. È difficile, è come che è difficile in Olanda o in Germania o Stati Uniti o in Norvegia, perché sono tempi di grande cambiamento. Cioè, sia il discorso di vendita dei dischi, che sta andando proprio a niente, la situazione, le condizioni per il musicista sono sempre peggio. Cioè, io tanti posti in cui vado a lavorare oggi guadagno quasi a metà di magari quello che guadagnavo 8 anni fa, e quindi hanno un discorso di un mercato che sicuramente si sta esaurendo dal punto di vista che ci siamo tantissimi musicisti oggi, tanti che vogliono fare l'artista, e anche il fatto che c'è crisi, eccetera, così. Però io penso che fare il musicista indipendente, per me personalmente la cosa fondamentale lì, che lo faccio con amore, faccio con passione, perché ci credo nella musica che faccio, che credo che abbia qualcosa da dire e qualcosa da dare alla gente, e vado avanti con questo, cercando di fare quei piccoli passi, da baby steps. Perché 13 anni fa volevo fare un po' di avventura e stavo considerando Londra o Bologna, perché Bologna avevo conosciuto un italiano a Oslo che studiava là, quindi mi aveva invitato di venire lì. Ho pensato, ma tutti vanno a Londra, allora io faccio il contrario, vado a Bologna. E poi mi sono piano piano affezionato all'Italia, alla cultura incasinista, come si può dire, cioè mi rappresentava qualcosa di molto esotico, qualcosa di nuovo, qualcosa di molto diverso, no? Invece magari la cultura inglese è abbastanza simile, nord europea, non è che è così diversa. Quindi da quel punto di vista mi ha arricchita la vita, e mi sono sempre di più affezionato all'Italia. E poi ho conosciuto Paolo Benvenu a Firenze, mi sono trasferito lì, e poi tutto un cerchio di coincidenze e sono andata avanti così, e la mia carriera è iniziata più o meno qua, ho continuato a suonare molto qua. Ora vivo in Sicilia per l'amore, per una donna siciliana, e così sempre più sud. Ho iniziato a Bologna, Firenze, ora vivo a Citezza. Mi ricordo la prima scoperta proprio di grande emozione per la musica italiana era il disco di Vinicio Capossella, Camera al Sud, in cui mi sono trovato col libretto del CD e sono iniziato a leggere, tradurre il testo per capire tutto quello che diceva. Vai, 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 tanto non è l'amore che va via, che mi ha colpito molto. E da lui ho scoperto altre, sia personaggi più storici come Roberto Murolo, il canto napoletano Ranieri, e altri anche più recenti come Paolo Benvenu e Marco Parente.
anche Battisti, no? Sì, certo, i classici come De André Battisti anche. Ricordo ancora il 29 settembre dalla compilation del Mucchio. Ah sì. Dai, quella l'hai acquistata, sì, tramite, mi hai scoperto là. Sì, ti ho scoperto lì. Dai, un bel po' di anni fa. Dai, sì, penso 2005 fu. Sì, sicuramente mi sono così spattuto un po' a cercare di articolare, di conoscere, capire la metrica meglio. Però è come leggere i libri, io mi piace molto leggere i libri sia in italiano che in inglese che in norvegese, perché ha un gusto diverso, no? Ha un'atmosfera diversa anche. Ho letto per esempio Dostoevsky sia in italiano che in inglese e diventa due storie abbastanza diverse, due sfumature completamente diverse. Sicuramente il canto italiano ha una sfumatura, delle sfumature molto diverse dall'inglese. Lo sto scoprendo ancora di più in questo momento in cui sto preparando un'idea, un disco in italiano che saranno 10 omaggi a 10 artisti italiani che ho conosciuto personalmente in Italia in questi 10 anni. E quindi vediamo se ce la faccio. Ti esibisci ancora scalzo? No. No? No, sono diventato un po' borghese. No, ora apprezzo le scarpe tipo un po' più italiano, non quelle che fanno rumore, tipo un po' flamenco. Quindi spatto, diciamo, i piedi per terra per dare un po' di ritmica durante il concerto. Cioè, il mio palco preferito è un palco di legno che fa molto rumore, così posso avere una ritmica che va sottofondo. La cosa scalza sicuramente era una cosa molto mio 10 anni fa, con capelli lunghi, hippie. Ed è... sì, era una fase forse così. Oggi siamo molto sportivi, con dei Puma comprati saldi giù a Catania, 39 euro, forse 49. Ciao, grazie a tutti i ragazzi e ragazze degli individui, io sono Terenor Garden e questo è Fool to Let You Go. I try to stop, but my heart keeps on drinking. Try to stay afloat, but my ship is still sinking. To keep myself from thinking, I'd be a fool to let you go. We sit around and we talk for hours. Voice inside of me is growing louder and louder. Oh, I'm old, I'm for when we kiss each other. I'd be a fool to let you go. Sweet child is in the other room sleeping, while branches drumming on your window and the rain is still weeping. Oh, I look at you, all the secrets you must be keeping. I'd be a fool to let you go. Well, I try to read the signs, but my mind is all blurry. I pray to the Lord above, but he always seems to be in a hurry. And I bring the case in for the highest derby. And the verdict is, il verdetto è, I'd be a fool to let you go. I'd be a fool to let you go. Yes, I'd be a fool to let you go.
let you go. Grazie.